Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dedicata al collasso Italia. Oggi parleremo rapidamente della calendarizzazione strategica di World War III Roadmap Theory quanto di collasso Italia, ossia una temporizzazione strategica e prospettica di eventi futuri attesi. Attenzione gente, se vi aspettate in questo podcast di avere date future certe al giorno, all'ora, al minuto, attinenti ad eventi futuri, ecco, cascate male, veramente molto male. Non troverete niente di tutto questo in questo podcast e non troverete niente di una calendarizzazione, temporizzazione puntuale, nemmeno nel link che potete trovare indicato in descrizione qualora voleste espandere appunto il tema. Questo semplicemente perché il futuro non è noto e non è scritto e non è nemmeno calcolabile. Quello di cui discuteremo in questo podcast è essenzialmente di processi di XXI secolo e degli impatti che tali processi causeranno, per cui ci affideremo alla pianificazione strategica per quanto riguarda la World War III Roadmap Theory, ed invece per il lungo podcast Collasso Italia sono elencate anche una serie di impatti economici, di danni da cambiamento climatico, scarsità, poi migrazioni e guerre, che sono attinenti ad eventi futuri. Ecco, il timing degli eventi futuri descritti nelle loro proprie dinamiche economiche sono tutti in mano alla termodinamica e alla demografia. Ecco, dopo questo breve disclaimer andiamo quindi a bomba a ragionare della borgata, previsioni e definizioni nel breve, medio, lungo periodo con World War III Roadmap Theory. Il link per espandere il tema, come al solito, lo trovate in descrizione del file di YouTube. Dunque, eccoci qua. Quindi, previsioni e definizioni nel breve, medio, lungo periodo con World War III Roadmap Theory. Possiamo andare a fare una serie di definizioni temporali. Lungo periodo, 42 anni, 2050-2008. Il medio periodo è un quartile del lungo periodo, quindi 10.5 anni, 0.25x42, e il breve periodo è un decile per il lungo periodo, quindi 0.10x42 fa 4.2 anni. La prima cosa che poi trovate, c'è una serie di podcast che vi introdurranno alla pianificazione strategica. Che cos'è? Il ruolo degli eventi sentinella nella pianificazione strategica, scenario planning ed universo di interstizi irrazionali. Poi la playlist focus, il collasso dell'Italia, la rovina della penisola italica. Ecco, in questo playlist sono praticamente esplicitate tutti gli impatti in termini di logiche economiche del praticamente di quanto è noto in relazione al cambiamento climatico e come questo va a impattare praticamente sul sistema economico nei settori primario, secondario e terziario. Ecco, e poi veniamo praticamente a una serie di periodi. 2050, ci si ferma al 2050 per ragioni storico-statistiche, e qui all'interno del 2050 trovate una serie sostanzialmente di processi. 2050, detonazione di World War III in Siberia, probabile ma non ancora ineluttabile, oppure diciamo detonazione di terza guerra mondiale entro il 2050, è anche possibile un disaccoppiamento da guerre puniche 2, quindi terza guerra mondiale, o terza guerra mondiale e poi guerre puniche 2, in quanto gli attrattori caotici in Asia e Mediterraneo sono diversi. Dunque, mentre è attesa un'unica terza guerra mondiale, di guerre puniche 2 ne è attesa almeno una. Esplicitato, quindi se sarà esplicitato al 2050 uno dei tre scenari: falso ritorno all'età dell'oro, catastrofe ultravioletta, surrogazione iniziale esplosiva oppure un suo interstizio. Quindi uno scenario, uno di questi tre o un suo interstizio che non è avverso alla terza guerra mondiale, quindi il contesto più opportuno
disegnato dalla storia per descrivere l'ambiente economico di Terra 2050. Questo è, sono gli scenari in relazione allo stato del mondo. Abbiamo detonazioni di guerre puniche 2 con Mediterraneo, nel Mediterraneo 2050, è un evento certo demograficamente al 2050. Eventi levata di Cartago, anche questo è un evento certo. Il rumore di fondo è impredicibile, non è rilevante, è dal 2016 che è scomparso l'universo ottimista e la possibilità di raggiungere. Quale sarà il contesto praticamente le condizioni iniziali di guerre puniche nel Mediterraneo 2050? Molto probabilmente l'universo pessimista è lo scenario delle condizioni iniziali che è il più probabile e meglio descrive il contesto futuro. L'universo atteso è lo scenario, diciamo, meno probabile. E poi abbiamo una serie di processi, eventi neutri rispetto alla trend line, climate change, polarizzazione economica, polarizzazione ambientale, accelerazione politica. Anche qui praticamente cosa sono questi insiemi di eventi che trovate all'interno della specifica della World War III Roadmap Theory. Sono praticamente logiche per riconoscere gli eventi futuri e ho decomposto una serie di eventi futuri in relazione alle cause di detonazione oltre a una trend line neutra. Decennio 2040. Poi abbiamo una serie di podcast in relazione agli attrattori caotici e alla ripetitività del pattern delle guerre puniche 2. Decennio 2040. Anche qui abbiamo però che è in emersione rispetto al 2050, che sarà completamente esplicitato il contesto. Qui nel decennio 2040 è in emersione uno dei tre scenari oppure un loro interstizio. È possibile la detonazione di guerre puniche 2, è probabile nel 2050 la levata di Cartago quanto la detonazione già nel decennio 2040 di guerre puniche 2. Ritroviamo sempre i processi per quanto riguarda la detonazione di terza guerra mondiale di GP e di guerre puniche 2, cambiamento climatico, polarizzazione economica, polarizzazione ambientale, accelerazione politica e infine gli eventi neutri rispetto alla trend line. Anche qui, quali saranno le condizioni iniziali del Mediterraneo in caso di detonazione nel decennio 2040 di guerre puniche 2? L'universo pessimista è quello che appare il più probabile, il meno probabile è il contesto dell'universo atteso. Nel decennio 2040 il default o l'uscita dall'euro dell'Italia e poi emersione di universo pessimista, è molto probabile che questo evento sia già accaduto per tutto il decennio 2040. Collasso Italia, molto probabile appunto che nel decennio 2040 che il processo appunto di collasso abbia già causato praticamente il collasso. Decennio 2030 è in affioramento uno dei tre scenari: falso ritorno all'età dell'oro, catastrofe ultravioletta, surrogazione nel sale esplosivo oppure un suo interstizio. Non avverso, anche nel decennio 2030 guerre puniche 2 possono detonare, però quindi sono possibili, mentre nel decennio 2040 sono probabili, nel 2050 sono certi. E quindi nel decennio 2030 è già possibile eventi di levata di Cartago. Ritroviamo un'altra volta le cause di detonazione: climate change, polarizzazione economica, polarizzazione ambientale, accelerazione politica, eventi neutri rispetto alla trend. Rumore di fondo a noi non ci interessa. Nel decennio 2030 default è l'uscita dall'euro dell'Italia e poi emersione di universo pessimista con collasso italico in nuovo medioevo è dato come un evento possibile ed estremamente probabile nel decennio 2000, all'interno del decennio 2030. Default è uscita dall'euro dell'Italia in emersione di universo atteso è possibile ma assai improbabile, appare l'emersione dell'universo atteso. Ritroviamo poi i megatrend ad impatto sul contesto italiano da oggi, quindi da oggi dall'inizio del XXI secolo fino all'evento Polo Nord Ice Free in estate e autunno, che è atteso da qualche parte nel decennio 2030. Collasso Italia, processo estremamente probabile, risulta scomparso dal 2016 praticamente la possibilità di raggiungere l'universo ottimista. E arriviamo al decennio 2020, quello in cui siamo adesso.
è in appalesamento uno dei tre scenari: falso ritorno dell'età dell'oro, catastrofe ultravioletta, surrogazione iniziale esplosiva o un suo interstizio. Questi descrivono lo stato del mondo. Ritroviamo ovviamente le cause di detonazione di guerre puniche 2 e di terza guerra mondiale: cambiamento climatico, polarizzazione economica, polarizzazione ambientale, accelerazione politica, estrapolazione di breve periodo, eventi in auto rispetto alla trend line. E poi il megatrend ad impatto sul contesto italiano da oggi sino all'evento Polo Nord Ice Free. Morte della UE oppure sua evoluzione in USA, questo è probabile, collasso dell'Italia, processo molto probabile. Default e uscita dall'euro dell'Italia, poi immersione di universo pessimista con collasso italico in nuovo medioevo, evento possibile ed estremamente probabile. Default e uscita dall'euro dell'Italia in emersione di universo atteso, possibile ma assai improbabile, appare l'emersione dell'universo atteso. Scomparso dal 2016, anche qui l'universo ottimista e la possibilità di raggiungerlo. Poi qui all'interno del link che trovate in descrizione c'è la possibilità appunto di raggiungere la mia bloggata, dove all'interno di questa sono poi evidenziate una serie di bloggate susseguenti che monitorizzano lo stato di approaching, quindi la monitorizzazione del foresight geopolitico, futuro della UE, le attese di approaching verso l'universo pessimista, le direttrici analitiche di early warning ancora attive in monitorizzazione. Fanno poi ben distinte una serie di bloggate che sono presenti nel blog mio radar, che però queste sono analisi tattiche e previsioni formulate sopra eventi contingenti che sono stati oggetto di analisi con informazioni provenienti solo da fonti aperte. Arriviamo poi in fondo a una serie di fonti e c'è poi una differenza sostanziale in cui all'interno del dossier Acqua Marcia si parla di ineluttabilità di terza guerra mondiale, mentre altrove parlo solo di molti eventi ancora molto probabili. La differenza sta nel punto di vista dell'analisi: se si pone il punto di vista dell'analisi dalla nascita dell'URSS 1918 ad oggi, la terza guerra mondiale in Asia è già oggi ineluttabile. Se invece si ha un criterio storico più ampio, quindi dallo zarato russo 1500 fino ad oggi, ecco, la terza guerra mondiale in Asia risulta soltanto molto probabile. Esiste infatti il precedente storico della vendita della Russia agli USA dell'Alaska, che rende plausibile la possibilità della vendita della Siberia russa nel 2050 a tutti i grandi player asiatici, che necessiteranno di migrare: Iran, India, Pakistan, Bangladesh e Cina. E questo è più o meno la calendarizzazione strategica un po' di Roadmap Theory, in relazione ai decenni: decennio 2020, decennio 2030, decennio 2040 e poi il 2050. In particolar modo nel decennio 2020 è atteso praticamente un foresight geopolitico, in particolar modo sull'emersione dell'universo pessimista e contemporaneamente la morte della UE oppure una sua evoluzione con i suoi relativi processi, mentre nel decennio 2030 per quanto riguarda la crisi italica dell'universo pessimista è più o meno un evento che all'interno del decennio 2000, alla fine entro il decennio 2030 è un po' come un evento già praticamente accaduto, così come invece la morte della UE oppure la sua evoluzione è ancora un evento molto probabile, quindi praticamente si ha un po' un allungamento del foresight geopolitico sulla UE anche nel decennio 2030. Questo è più o meno tutto. Se volete andare a espandere, praticamente vedere le previsioni e definizioni nel breve, medio e lungo periodo con World War III Roadmap Theory, il link lo trovate in descrizione. Ci trovate tutti i link anche per andare poi a espandere temi per temi, a cominciare dalla presentazione della World War III Roadmap Theory. Per questa puntata è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima.